fatto questo incontro perché purtroppo nella nostra zona, soprattutto nella zona industriale della nostra città, accadono delle cose spiacevoli per quanto riguarda la salute dell'ambiente e quindi di conseguenza anche per quanto riguarda la salute di noi uomini, di noi tutti cittadini. E questo perché oltre alle associazioni ambientaliste che da anni denunciano, ancora ce ne sono. Oltre alle associazioni ambientaliste che da anni denunciano certe situazioni, e qua sono presenti l'Ambiente rappresentato dal sottoscritto, l'ARCA da Giuseppe Purpi, poi c'è stata un'inchiesta giornalistica fatta da Mario Catalano, che è qua alla mia sinistra, e Vincenzo Pizzuto, che purtroppo per motivi di lavoro è dovuto andare via, e hanno fatto un'inchiesta che adesso vedremo, che si chiama Fiumi di Percolato, partecipando ad un concorso nazionale della RAI, premio Morrone, che è un giornalista scomparso qualche anno fa, e che sono arrivati in finale da questo premio a un passo dalla vittoria. Però è un'inchiesta importante per quanto riguarda il nostro mare, soprattutto la nostra costa, e che ora noi andremo a vedere, perché è un filmato sintetizzato, naturalmente, perché l'inchiesta dura molto di più. È un filmato di 7 minuti che hanno realizzato sapientemente i nostri 2 giovani giornalisti. Poi vedremo altri filmati fatti da Giuseppe Purpi con il suo telefonino, e naturalmente vi racconteremo quello che accade, dicendo che cos'è il percolato, che non vuole dire Giuseppe, lo diciamo ora così sapete, voi lo sapete che cos'è il percolato? No. Il percolato non è altro che un liquido che si compone attraverso che cosa? La macerazione del rifiuto organico, quindi di quello che noi andiamo a produrre, viene poi mandato in discarica. Quando rimane là in discarica si comincia a decomporre con dei processi chimico-fisici che vanno poi a creare appunto questo percolato, ma può avvenire anche attraverso, se le discariche sono all'aperto, l'acqua piovana che, infiltrandosi nell'immondizia, fa macerare sempre di più comunque questa immondizia e poi diventa liquido, un liquido che comunque è abbastanza tossico. Altamente tossico. Molto tossico, perché può contenere nitrati, può contenere ferro, può contenere ammoniaca, zolfo, metalli pesanti. Quindi questo percolato, se viene sversato al mare, naturalmente può uccidere tutto l'ecosistema. Ecco. Questo è un attimo per dirvi che cos'è il percolato, e ora vi facciamo vedere questo video fatto da Mario Catalano e da Vincenzo Pizzuto. Va bene? Vai col video. Caro per babbao. L'azienda aveva bisogno di soldi e dovevano praticamente fare soldi, solamente soldi. È tutta compromessa. Pesci che non ci sono più, e quando ci sono e finiscono sulle nostre tavole, hanno una tale quantità di piombo e arsenico da essere pericolosi per la nostra salute. Denunce dei residenti, 2 grandi aziende, un business redditizio. Un tratto di mare che, secondo i dati ufficiali, non dovrebbe essere inquinato. Invece c'è di tutto: arsenico, oro e mercurio. Benvenuti a Termini Imerese, Palermo, Sicilia. No, perché il mare là, il mezzo mare non ci portano neppure, non ci portano nei figli, per dirli, per bambini, per i cuori, già non ci vuole, sì. E non mai vuole. Sì. Se c'è un pesce, basta per cercare di sì, c'è un pesce.
Perché queste acque sono così inquinate? Incontrata dalle maschere dove abbiamo prelevato i due campioni di acqua e pescato un polpo, sono presenti due fabbriche, la Ciprogest e la Profineco. La Ciprogest tratta rifiuti liquidi non pericolosi, la Profineco svolge operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre che operazioni di trattamento biologico e chimico e fisico di rifiuti speciali liquidi non pericolosi. Entrava qualsiasi tipo di materiale, entrava percolato, entrava compostaggio, invece il percolato veniva da Genova, veniva da Palermo, veniva quasi tutta la Sicilia, diciamo che, però era un materiale che non si poteva neanche trattare, perché materiale tossico, sporco di tutto, conteneva di tutto, idrocarburi, e c'era di tutto. La sera diciamo che si alimentava l'acido ossalico per schiarire l'acqua e farla diventare chiara, però nel momento in cui che andava ad aprire la sera sull'impianto con l'acido ossalico, chiudevi le porte e neanche si poteva entrare più, perché praticamente là dentro diventava una bomba atomica, perché diventava tutto bianco, cominciava a friggere tutto, perché l'acido ossalico diceva che è un acido praticamente corrosivo, pericoloso per tutti. I danni alla salute che possono dare alle persone sono tutte le sostanze che contengono nel buio. È capitato mai di incontrare magari dei pesci malformati? Certo, delle gobbe, delle doppie rische. Allora, come sono i cristiani, sono pure i bisci. Le segnalazioni mi sono pervenute da pescatori che vedevano macchie nel mare con diversi pesci morti, però mi sono pervenute anche da laboratori nell'area industriale e da persone che insistono con le loro applicazioni nell'area industriale. Vi ricordate delle analisi sui campioni di acqua di Contrada Canevasche? Partiamo dalle analisi delle acque. Il BOD 5 e il COD, due parametri dei quali si può capire quanta sostanza organica è presente in acqua, superano i limiti. Il BOD 5 ha un limite di 40 invece 120, il COD ha un limite di 160 invece 230. Sia il mercurio che l'arsenico sono 10 volte il limite massimo consentito. Il mercurio deve avere un valore di 0,005 invece 0,05. L'arsenico deve avere un valore di 0,5 invece 5. Il boro ha un limite di 2, invece ha raggiunto 3,2 punti. Il violino e il cerino naturalmente sono, diciamo, due parametri che vengono tenuti sempre sotto controllo. Il nostro strumento che abbiamo, cioè misura proprio questi, sì, in continuo, ma noi non abbiamo in ingresso nulla che contenga prima un arsenico, all'arsenico, poi in zero totale. Fermo che noi abbiamo avuto questi numeri. Se anche l'acqua dovesse confermare questi valori, come sono? Ah, certo, quelli sì sono colori adanomanti, perché non dovrebbero esserci. Ancora 3,5 è un fatto naturale di tutto il mare, non viene fatto nient'altro che la vegetazione di scarica e di carica. Ma il caracolo dove ci sono tutti i rifiuti, ci sono tutte le griglie di aspirazione eventuali, liquidi che possono vedere, non andate in piatto di trattamento. Sia nel polpo che nella sebbia sono presenti enormi tracce di arsenico e di piombo, quest'ultimo oltre i limiti imposti dall'Unione Europea. Tumori della pelle, vescica e polmone. Questi sono generalmente i tre tipi di tumori più frequenti riscontrati in soggetti che vengono a contatto con l'arsenico. C'è stato un periodo, un anno, in cui ho prescritto, e la magia ne hanno venduto, perché lo scrivono tutto, è morto, un antibiotico per le congiuntivite che è molto forte, si è dovuto utilizzare quello, perché le congiuntivite andavano a male e tornavano con la congiuntivite alla persona. Nel quinquennio 2012-2016 la percentuale a termini merese ha raggiunto il 30,82% contro il 25,54% della media regionale e il 28,94% di quella nazionale. Purtroppo non è possibile pensare di sconfiggere il cancro a termini merese, ma in qualsiasi posto del mondo, se non si pensa prima di tutto alla salute dell'ambiente. Quindi è fin tanto che questa non è tra le priorità di ogni governo, quindi di ogni politica, non devi stupire se oggi muoiono per cancro da
dai 6 a 8 milioni di persone all'anno. Allora ragazzi, questa è la sintesi che abbiamo visto, perché il servizio che hanno fatto Mario, venite qua ragazzi, Mario Catalano che è qua alla mia destra e Vincenzo Pizzuto alla mia sinistra è un poco più lungo. Hanno partecipato a un premio che si chiama Premio Morrone, che è un giornalista scomparso un po' qualche anno fa, e sono stati bravi perché sono stati menzionati, sono arrivati in finale, non hanno vinto il primo premio per poco, però hanno fatto un lavoro di tutto rispetto, come avete visto in questa sintesi. E purtroppo che cosa accade a Termini Imerese? Io introduco proprio due minuti soltanto di quello che sta accadendo e poi Mario e Vincenzo vi parleranno come sono arrivati a fare questo servizio. Come avete visto, ci sono delle aziende nella nostra zona industriale che trattano il percolato di cui parlava poco fa Giuseppe e altri tipi di rifiuti. Perché questo? Perché queste aziende hanno dei depuratori idonei a svolgere questa funzione. Purtroppo però abbiamo scoperto che questo non avviene in termini di legge, perché o non passano dal depuratore e scaricano direttamente a mare, oppure fanno altri tipi di operazioni che noi non siamo riusciti a capire, tranne alcune cose che ci ha detto un dipendente che, come vedete, non si è fatto vedere perché sennò rischia il licenziamento. È giusto, per chi sta dicendo delle cose diciamo segrete per quanto riguarda l'azienda. Tutto questo va a finire a mare e, come diceva Giuseppe poco fa, siccome sono dei liquidi altamente tossici, entrano nella catena alimentare, non solo inquinano il mare. E come avete visto, il medico, il dottore Busuito, che è un oncologo, ha detto che per noi stare meglio, per non avere problemi di tumore, che è uno dei, che è il nostro male del secolo, dobbiamo naturalmente salvaguardare l'ambiente, cioè far star bene il nostro ambiente naturale, perché poi si ripercuote sulla nostra salute. Se noi mangiamo un pesce che vive in un mare dove c'è percolato, dove ci sono metalli pesanti, noi mangiamo i metalli pesanti, mercurio, piombo e altre sostanze che poi vi dirà Mario nella sua esposizione. E quindi noi ingeriamo delle sostanze tossiche che a lungo andare determinano delle patologie purtroppo importanti e che portano poi alla morte. Questo è il quadro che c'è per ora nella nostra città, nella nostra zona, nel nostro territorio. Ora Mario vi dirà come è arrivato, come sono arrivati tutti e due, Vincenzo e Mario, a fare questo servizio. E allora ragazzi, intanto sono un giornalista, come ha detto il professore Moscato. Come siamo arrivati, e Vincenzo, a realizzare questo servizio? Come tutti i giornalisti, il nostro lavoro è quello di raccontare quello che succede nel nostro territorio, nella nostra città. E allora faccio il giornalista ormai da un bel po' di anni, e quindi parlo con tantissime persone, con operai, con pescatori, liberi professionisti, e un giorno mentre parlavo con un pescatore, questo mi ha detto: Mario, c'è un problema che quotidianamente abbiamo, o comunque se non ogni giorno quasi, a mare. E abbiamo notato delle macchie molto strane di colori diversi, che non sono quelli classici che si vedono a mare, quindi sull'azzurrino, azzurro, celeste e blu, ma sono un colore un po' diverso, vanno sul giallo,
a tratti marrone, nero, si avvicinano sul nero, quindi ti segnalo questo, questo fenomeno. Allora gli ho detto: Maurizio, perfetto, vediamo di approfondire un po' più questo discorso, questo fenomeno. E allora ci siamo messi un po' a cercare, a guardare queste macchie anche con costanza, e quindi guardiamo costantemente questo tratto di mare, che come avete capito bene è alla zona industriale, altezza dove c'è il nuovo supermercato aperto da qualche mese, che sta avendo tantissimi problemi proprio a causa della puzza, dei cattivi odori che ci sono ogni giorno. Allora vado da Vincenzo, sapevo di questo premio, è uscito il bando del primo Morrione. Roberto Morrione chi è questo Roberto Morrione? Roberto Morrione è quello che ha fondato, il giornalista che ha fondato e ideato Rai News 24. Non so se avete mai visto in TV il canale, quello dove c'è il telegiornale ogni mezz'ora. Il primo canale All News, il primo canale All News praticamente, dove passa sempre il telegiornale, non si aspetta pranzo o cena. E quindi vado da Vincenzo e gli dico: Vincenzo, c'è stato aperto il bando del primo Morrione, si tratta di giornalismo investigativo e c'è un caso particolare a Termini, si tratta di macchie strane, pescatori non solo Maurizio ma anche altri cominciavano sempre più a lamentarsi, a segnalare non solo a me ma anche ai consiglieri comunali, ma anche ad altre persone, volevano un po' un supporto, un aiuto. E Vincenzo subito si è buttato a capofitto e ha detto: Mario, io ci sono, e metto, cerco di dare tutta la mia esperienza da fotografo e voglio aiutarti anche io in questa direzione. Bene, partecipiamo al bando, ci hanno scelti tra più di 60 progetti in tutta Italia, quindi siamo stati anche fortunati nell'essere stati scelti, e siamo stati seguiti da diverse persone, giornalisti, avvocati, come ha detto anche Agostino, è stato finanziato dall'associazione Amici Roberto Morrione, che tra i partner ha anche la RAI. Quindi abbiamo cominciato a indagare. A indagare abbiamo fatto delle analisi su quel tratto di costa e abbiamo scoperto appunto dei valori anomali. Anomali perché in mare abbiamo trovato l'arsenico, abbiamo trovato il mercurio, quindi delle sostanze altamente tossiche che fanno malissimo al sistema immunitario. E c'è una correlazione anche con l'insorgenza di tumori. E a Termini sappiamo, tanti sanno cosa significa attraversare un periodo con un parente, con un amico che ha questa malattia, e quindi abbiamo continuato sempre più ad indagare. Siamo riusciti a far raccontare a un ex operaio quello che secondo lui ovviamente è successo, è accaduto all'interno di una delle due aziende che è lavorano, che trattano questa tipologia di rifiuti. E non contenti di questo mare, ci siamo chiesti: ma se questi pescatori vanno a pescare e quindi lavorano in quel tratto di costa, cosa può succedere? A cosa possiamo andare incontro noi? Bene, abbiamo pescato un pesce e comprato anche una pescheria dove era stato appunto pescato in quelle zone. Questi sono polpi e seppie, sono tipici pesci che vengono pescati in questo tratto di mare, e abbiamo scoperto che questi due pesci contenevano anche loro arsenico in enormi quantità, ma anche piombo. Quindi il piombo addirittura superava i limiti imposti dall'Unione Europea. Ora, l'Unione Europea mette dei paletti, quindi i pesci non devono superare lo 0,30 mg per esempio al chilo. Questi pesci superavano i limiti che l'Unione Europea ha imposto, quindi c'è un problema. C'è un problema ed è ovviamente allarmante e preoccupante. Abbiamo continuato questo nostro lavoro e ci siamo chiesti: bene, perché non chiediamo ad un oncologo, ad uno specialista, ad un medico
degli approfondimenti, quindi cosa possiamo rincorrere se dovessimo mangiare questi pesci avvelenati. Bene, anche lì il medico ci ha illustrato un po' tutte le conseguenze a livello di salute che possiamo, a cui possiamo andare incontro e che andiamo incontro, perché la situazione è questa, quindi probabilmente avremo anche noi mangiato dei pesci contenenti questi metalli pesanti. Dopo l'inchiesta, che è stata finalista, è stata presentata sia a Torino che a Roma, un ragazzo amante del mare termitano, che va sempre a pescare in quelle zone, mi ha mandato una fotografia di un pesce, di una lisca di pesce, dopo averlo mangiato. Questa lisca che cosa aveva? Sostanzialmente aveva una doppia lisca, quindi una situazione che mi ha fatto ovviamente rimanere ancora più stupito, ma mi ha dato la prova che c'è un grave problema nel nostro mare, perché incontrare dei pesci con una doppia lisca è assolutamente raro e non è bello e non è sano perché sono proprio degli organismi geneticamente modificati, e questo non accade dall'oggi e domani, cioè domani non incontriamo. C'è un inquinamento, c'è qualcosa che non va, che ha portato nel corso degli anni, perché queste sono cose che avvengono nel corso degli anni, non si modifica un pesce, una persona nell'arco di un tempo breve. Quindi c'è un problema grave, abbiamo realizzato questo video, vogliamo portarlo ovunque, nelle scuole, in diverse città, proprio per far conoscere la situazione che sta attraversando il nostro caro mare, perché io, come tutti voi, abbiamo la voglia di dire e la volontà di dire, il piacere di dire, io voglio andare a mare a Termini Imerese. Quindi vi ringrazio intanto, vi ringrazio che siete stati presenti e siete stati anche molto attenti. Ora Vincenzo parlerà anche di questo nostro lavoro, e ovviamente la nostra inchiesta non si fermerà qui, ma io voglio sapere chi, come e quando è stato inquinato questo mare, questo nostro caro mare. Quindi grazie. Ragazzi, io vi parlo un po' di cosa siamo venuti a fare qua stamattina, sostanzialmente, che quando si parla di inquinamento, quando si parla di delle cose che sembrano molto lontano da noi, invece come ha appena spiegato Mario, non so se molti sono stati attenti, questa sostanza, il percolato, che lontanamente è il succo di frutta dell'immondizia, c'è cioè qualcosa di micidiale che porta ai tumori. Basta che voi fate un bagno alla spiaggetta, non so quanto voi andate alla spiaggetta a mare, potete contrarre una malattia. Quindi queste aziende che sversano, indirettamente vi stanno facendo del male. Quando voi andate dalla nonna che vi dice vieni che ti ho fatto il pesce fresco che ti fa crescere, malattia totale pura, cioè il pesce che noi abbiamo preso è stato preso qua a Termini. Dimmi. Tu hai il dovere anche civico di combattere qualcosa quando vedi un illecito. No, ha fatto una domanda comunque giustissima. C'è alla fine Mario, giusto? Il pescatore gli ha dato una notizia, lui poteva dire tranquillamente, come molti fanno, e a me che me ne fotte. È vero? In italiano. In italiano questo, sì. Non so se sei in siciliano. Molti ragionano così, dicono vabbè quelli sversano a mare, a me che mi interessa, o a me io non c'entro niente, o qualcuno ho sentito pure che mi risponde a me io pesce non ne mangio. Allora vi dico una cosa, oggi domani voi avrete una famiglia, avrete dei figli, questo problema vi si ritornerà in faccia, ok? Voi dite perché? Abbiamo avuto anche il caso di ragazze che hanno fatto il bagno e hanno contratto un'infezione. Questa infezione può a volte rispecchiarsi poi nel nascituro, non so se sto rendendo l'idea un attimino. Per fare questa inchiesta non è stato nemmeno facile, perché comunque abbiamo avuto a che fare con due aziende
che hanno alle spalle degli operai, dei dipendenti, una sicurezza. Anche fare le riprese in determinati posti non è stato facile, ok? E molte persone che ancora oggi si preoccupano di noi e ci dicono la prima cosa: ma avete avuto problemi? Avete avuto guai? Ripercussioni? Io le ripercussioni le posso pure avere, attenzione, però dico, guardandomi dentro, dico: ma è meglio avere una ripercussione e lasciare che qualcuno viva meglio, o mi sto zitto e mi faccio i fatti miei? Cioè, la sensibilizzazione di stamattina è questa, cioè se c'è qualcosa da fare, la dovete fare con gli strumenti che oggi avete tutti, ok? Cioè, adesso manderemo dei video, sono spezzoni di video che ha fatto Giuseppe Purpi. Cioè, Giuseppe Purpi non è che ha una laurea in cameraman, giusto? Cioè, ha preso il telefono, ha visto qualcosa che non andava e ha fatto un video, che ora voi vedete. Quel video ha un valore inestimabile. Quello che abbiamo fatto noi è un'inchiesta, perché giustamente lo Stato, prima di puntare il dito o pensare qualcosa, vuole dei documenti. Cioè, qui sono state stampate quanto? 4.000 foto qua abbiamo stampato. Per dire quanto tumori ci sono stati a Termini. Ci sono più tumori a Termini che nel resto d'Italia. D'Italia, sì. È un dato pesante, è un dato forte, ok? Questo era quello che volevo dire. Allora, tra parentesi, un applauso. Rispetto alla domanda che ha fatto, come ti chiami? Nicolas. Già le associazioni, sia l'ARCA che l'Ambiente, ha fatto un esposto alla Procura della Repubblica, perché è chiaro che avendo materiale di questo genere e venendo a conoscenza di situazioni sicuramente anomale in campo ambientale e che ha ripercussioni sulla salute umana, noi abbiamo il dovere, ma come cittadini, noi siamo organizzati in associazione e abbiamo fatto un esposto alla Procura, e non è il primo che facciamo, perché sia Legambiente che l'ARCA, ma anche altre associazioni ambientaliste, nel momento in cui si accorgono di alcune cose che non vanno, si rivolgono naturalmente all'autorità competente. L'autorità competente in caso di mancato rispetto delle regole e delle leggi è la magistratura, e noi questo possiamo fare. Ma possiamo fare un'altra cosa, che è quello di cominciarci ad indignarci per quello che succede nel nostro territorio, per quello che dobbiamo subire, perché alcune persone hanno deciso di fare profitto, quindi di guadagnare molto di più rispetto a quello che guadagnano, perché queste aziende vengono pagate dalla regione siciliana per smaltire questo percolato. Già sono pagate, però vogliono guadagnare ancora di più, ed è un crimine vero e proprio, perché guadagnano sulla salute nostra, di tutti i cittadini. Quindi dobbiamo indignarci e dobbiamo protestare. Come? Ora lo dirà Giuseppe, facendo prima un'introduzione anche per i video che ha portato. Prego Giuseppe. Sì, allora, come dicevi tu, la domanda è pertinente, ci sta benissimo. Cosa possiamo fare? Cosa ho fatto io? Perché anche io potevo pure stare a casa o andare al lavoro tranquillamente e occuparmi di altri. Però amiamo la nostra città, amiamo il nostro mare, mi piace andare a fare il bagno in un mare pulito e mangiare sano. Quindi che cosa ho fatto? Siccome avevo visto la loro inchiesta e mi aveva molto incuriosito e non immaginavo di poter avere nel mio mare, perché sappiamo benissimo quali sono le storie sulle discariche, ne sappiamo tanto sulla Campania, no? Si parla molto della Terra dei Fuochi, questo voi penso l'avete sentito tanto nei telegiornali. Quindi tutte queste immondizie che viene seppellita con materiali naturalmente tossici, e non immaginavo che potessimo noi avere una situazione simile a Termini Imerese. Grazie alla loro video inchiesta io ho detto: ma possibile mai che non si riesce? Perché poi quell'azienda che è stata bloccata per avere fatto sversamento a mare è stata bloccata per un paio di mesi, e poi ha ripreso di nuovo a fare le stesse cose. Ora dico: ma è mai possibile che una denuncia su un inquinamento a mare e non si riesce veramente a bloccare questo fenomeno? E allora sono andato io alla zona industriale a fare un giro, anche perché insieme al professore Moscato volevamo organizzare
una giornata, perché sapete bene, noi organizziamo pure delle giornate sull'ambiente, sulla plastic free, quindi andare a ripulire quelle che sono le spiagge, i mari e anche il porto, noi abbiamo fatto ultimamente. Quindi sono andato verso la foce del fiume Torto perché tutto questo avviene alla zona industriale. Sembra lontano da Termini Imerese, ma sappiamo bene che le correnti arrivano da noi in spiaggia. E quindi andando a fare questa perlustrazione presso la foce del fiume Torto, mi accorgo camminando appunto sulla battigia di un colore particolare, che è, puoi mettere la prima, il primo video, un colore particolare. Sono piccoli video perché io ne ho tantissimi, anche molto particolari, che qua non vi ho messo, sennò vi annoierei. Già alcuni di questi vi fanno ben capire. Camminando mi accorgo di una fognatura nascosta tra i rami. Okay. Proprio a mare, È gialla l'acqua, non so se si vede. Non si vede bene, ma l'acqua è gialla. E lo do, questo è il laghetto, perché là ci sono dei posti bellissimi di spiagge, credetemi, dei posti bellissimi di spiagge. Non sono i laghetti quelli che noi vediamo alla zona industriale primi, sono quelli dopo, dietro le industrie. Con un mare splendido, veramente un mare splendido, ma inclinato in questa maniera, là è tutta schiuma e andando c'è una puzza incredibile di ammoniaca e di zolfo, ma proprio puzza da non poter stare. E da a sversare quindi nel mare. Questa è un'altra ripresa in un giorno in cui c'era la secca. Non so se si vede bene, ma tutto questo marroncino che voi vedete marroncino rossiccio che voi vedete là nelle pietre non è altro che sedimenti di ferro da questi sversamenti che sono stati effettuati lungo tutta la costa. Ci sono, è tutto pieno di questo ruggine, di questo ferro. Quindi immaginatevi i pesci cosa respirano e cosa mangiano. Ecco che cosa poi mangiamo noi. Questi, non so se vedete questi sedimenti nelle pietre, bianche e poi la pietra più scura, non è l'acqua che va a formare poi il... Lo potete vedere bene. È qua. Così, dal video. Quella è tutta la schiuma e il percolato che nel tempo ha creato quella linea. Quindi è da tanto tempo che comunque avvengono questi sversamenti. E l'acqua è nera, non è perfetto specchio. E diciamo che nessuno l'ha mai visto, possibile mai. Forse perché pensiamo, essendoci i frangifrutti, quindi gli scogli, nessuno riesce ad andare dal mare lì, o dal lato della terra non si riesce a passare perché ci sono le aziende e difficilmente noi vediamo questo posto. Bisogna andarci apposta. Le aziende quindi che cosa fanno? Questo è il condotto, il canalone di una delle aziende che sversa a mare. È nero. È nero. Non è acqua reflua, non è fogna, come ci vogliono fare credere. È nero. E la puzza là è incredibile. Ho dei video dove non è che è nero così, è catrame quello che io ho visto. È catrame, praticamente. Cioè come colore, perché poi proprio percolato puro, e il mare era nero, nero, e le onde trascinavano poi in spiaggia questi che venivano poi filtrati dalla spiaggia. Ecco quello che noi dobbiamo fare, denunciare tutto questo e tenere quindi alta l'attenzione su questo. Per questo noi vi vogliamo sensibilizzare, perché magari voi appunto queste cose non le sapete, non le avete viste, e noi vi vogliamo informare di questo. Quindi anche grazie a voi se noi possiamo andare avanti in queste denunce. Noi lo facciamo anche per voi, per il vostro futuro, perché non possiamo permettere, anche per noi sicuramente, non possiamo permettere che questi inquinamenti continuino ad esistere. Sì, noi stiamo infatti organizzando anche queste riunioni, questi cicli di incontri che stiamo facendo con voi studenti, sono fatti perché vorremmo invitarvi a un'altra manifestazione che noi faremo il 28 febbraio.
E grazie anche alla vostra preside, ai vostri insegnanti e al professore Moscato qua, avrete la possibilità di venire giorno 28 lì in piazza di Piazza Duomo, dove appunto faremo una manifestazione contro lo sversamento a mare di questi liquami, contro comunque tutto quello che è l'inquinamento in generale, perché anche l'inquinamento dell'aria, perché se voi sapete sulla Ecox, che ha pure lei inquinato l'aria e l'ha appestata, anche lì Termini Basta non deve più avere a che fare con questo tipo di inquinamento. Va bene? Non so se siete d'accordo, se vi andrà di venire a questa manifestazione il 28, spero di sì, e vi chiediamo se voi poi volete portare dei manifesti con questo pesce, che non so se vi piace anche l'idea, l'immagine, questo pesce con questa maschera antigas. Questo pesciolino, scusate una parente, è stato fatto da Mauro Biani, che è quello che fa le vignettature per il manifesto. Per il manifesto. Per il manifesto, per Repubblica, se lo cercate. Ha fatto un disegno per Termini Imerese, in questo caso per l'inchiesta. Sarebbe bello che ognuno di voi portasse un pesciolino da fare vedere con questa maschera. Proprio per dare un segnale, non tanto, cioè, sia per la città, ma anche a tutte quelle che sono le istituzioni e gli organi di controllo che, se non sollecitate da noi, non controllano. Perché quando io ho visto questo sversamento, io la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare alla capitaneria di porto, quindi alla guardia costiera, e ho fatto la denuncia alla guardia costiera, la quale è venuta poi con me lì sul luogo, hanno fatto i loro filmati e hanno poi prelevato i campioni da quest'acqua, che sono stati portati all'ARPA. L'ARPA è il soggetto delegato a fare i controlli. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che è un organismo della regione siciliana che si occupa proprio delle analisi sul territorio riguardanti tutte le fonti inquinanti. Stiamo infatti aspettando le analisi, che comunque sono, perché ieri ho parlato con il direttore dell'ARPA, i quali sono già arrivati a buon punto, aspettano soltanto di fare la relazione e poi vediamo ancora, non sappiamo quali saranno i risultati di queste analisi. Quindi vi chiedo veramente, se ci tenete alla vostra salute, se ci tenete al vostro mare, se ci tenete a fare il bagno, perché ecco, stavo dimenticando, dei sub, quando hanno visto questo video che noi abbiamo fatto poi su Teletermini, siamo stati a Teletermini a far vedere questo video, dei sub mi hanno chiamato dicendo: Giuseppe, ma è la zona quella là? Sì, quella. Ah, ecco, perché io è da circa 2 mesi che non vado più a pescare in quella zona, perché ogni volta che mi immergo esco fuori tutto oleoso, tutto proprio insivato. E dice: allora effettivamente non avevo torto a non tuffarmi più in acqua. Quindi diventa anche un problema di pelle, cioè qualunque cosa poi noi, la nostra pelle l'assorbe, va bene? Quindi vi invitiamo poi giorno 28 a venire in piazza e a protestare con noi. E ognuno con un pesce. E ognuno con un pesce morto. Ah, una cosa, se qualcuno volesse fare qualcosa, iniziativa, dico, qui avete il referente, il professore Moscato, che è felice di accogliervi, perché abbiamo molti progetti in futuro da fare. Domande? Alle 10. Alle 10. Noi stiamo vedendo se possiamo organizzarci come classi, però ne dobbiamo parlare con la presidenza per vedere se gli insegnanti sono disponibili ad accompagnarti, perché è giusto, dobbiamo fare le cose rispettando le regole che riguardano la scuola e voi che siete minori. Okay. Altre domande? Domande, curiosità? Sì. Ah, sì. Come? Noi stiamo aspettando per aggiustare la situazione che è stata. Certo. No, vabbè, noi già nel nostro piccolo lo stiamo preparando, però ovviamente è grande. Dobbiamo essere sempre di più.
la fortunatamente ancora non siamo in una fase irreversibile. Quindi dobbiamo essere sempre di più e sempre più incazzati che non possiamo andare a male a casa nostra. Cioè, quindi giorno 28 venite anche incazzati. E comunque le associazioni ambientaliste tipo la Lega Ambiente, oggi ci doveva essere qua pure, ci doveva essere oggi pure qua Giuseppe Di Maio di Mare Nostrum, che è un'altra associazione ambientalista. E, siamo disposti ad accogliere tutti quelli che hanno desiderio di aiutarci, ma aiutarci anche quindi nell'andare a pulire la spiaggia, di andare a pulire le strade, di rendere la nostra città comunque più vivibile, più bella, più ecosostenibile sotto questo punto di vista. Ci sono dei rapporti di Legambiente dove parlano di microplastiche. Ecco, sulle microplastiche, io ieri la stavo guardando e mi ha veramente impressionato, ve lo faccio vedere, perché dice che noi al giorno ingoiamo una carta di credito, ingoiamo giornalmente una carta di credito, cioè significa 5 grammi di microplastica, dice Legambiente. Che significa? Cioè che l'acqua è inquinata e ci sono microplastiche. I pesci che noi mangiamo mangiano la microplastica che si trova a mare, quindi tutto quello che viene buttato a mare di plastica che si trova, i sacchetti, i palloncini che si fanno volare, e va a finire a mare, tutto questo si va deteriorando e piano piano il pesce lo ingoia, lo mangia e dopodiché lo mangiamo pure noi. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo salvaguardare il nostro pianeta. Voglio aggiungere soltanto questo: la microplastica non si vede. Non si vede. Ad occhio nudo noi non la vediamo. Ed è praticamente lo scarto di alcuni prodotti che noi usiamo durante la doccia, tipo per esempio lo scrub che si fa per la pelle contiene delle microplastiche che vanno a finire poi il dentifricio, alcuni dentifrici eccetera, vanno a finire nella fognatura, e anche se c'è una buona depurazione il depuratore non riesce a depurare queste microplastiche perché sono così piccole che passano dai depuratori e quindi vanno a finire a mare con tutto il processo che riguarda la catena alimentare, per cui dagli animali poi passa all'uomo, e questo rapporto purtroppo è vero. Poi c'è la plastica, quella che si vede, quella per le bottiglie, dei flaconi eccetera eccetera, e sapete benissimo che al mondo ci sono 6 isole grandissime come la Francia che galleggiano negli oceani proprio per tutta la plastica che l'uomo ha buttato in mare. Però quello che è importante è che noi abbiamo consapevolezza di questo e riusciamo, ognuno con le proprie forze, con le proprie capacità, con le proprie possibilità, a dare un contributo affinché questo non avvenga più. La manifestazione del 28 è fatta proprio per questo, per far sentire la nostra voce e pungolare le nostre istituzioni, a partire dal comune, dai vigili urbani, i carabinieri, la polizia, la magistratura, la guardia costiera, affinché controllino meglio il territorio della nostra città. Altre domande? Se no, chi vuole? Io l'ultima cosa che vi chiedo, ragazzi, se volete fare qualcosa all'entrata della scuola, trovate questa locandina, fate una foto, la condividete nei social, ok? Questo serve per creare attenzione per chi vede questa cosa e vi chiede cos'è questa cosa. Bella, bellissima. Già, è una cosa che voi state stimolando voi stessi, ok? Ora la facciamo su Instagram, sicuramente loro avranno visto. Su Instagram, su tutti i canali social che avete. Sì, fatela girare con anche l'invito a partecipare il giorno 28. Grazie. Va bene, grazie.